Hola a tutti, io sono Tsunami e benvenuti a un nuovo video. Quest'oggi mi trovate un po' in difficoltà perché non riesco a capire se questa nuova serie Fire Force, con i suoi 48 episodi già annunciati, possa effettivamente fare per me. Da un lato, devo ammetterlo, dall'alto dei miei 23 anni mi sento quasi fuori target a seguire i Battle Shonen in generale. Non fraintendetemi ovviamente, non è che stia dicendo che seguire o meno Battle Shonen dipende dall'età, sono ovviamente gusti. Prendiamo il caso di un ottantenne a cui piacciono le loli. Buon per lui, buon per i suoi gusti, probabilmente ha una vita sessuale più attiva della mia, ma gusti permettendo, trovo davvero grande fatica a appassionarmi a questa tipologia di anime, avendo già dato in passato e continuando non so per ancora quanto a dare, con serie storiche come Hunter x Hunter, One Piece, di cui probabilmente non vedrò mai il finale. Tra l'altro Fire Force non è neanche un battle shonen classico, è sicuramente qualcosa di atipico e originale, però attenzione poiché non sempre qualcosa di creativo può rivelarsi effettivamente di successo o comunque avvincente. Se paragoniamo Fire Force con l'altra opera del medesimo mangaka Okubo, ovvero Soul Eater, in quel caso ad esempio mi prese sin da subito, mentre qui ci troviamo a parlare di pompieri che vanno a dare l'estrema unzione a persone andate in autocombustione. E ho fatto anche la rima, yo! Questo porto è eccellente. Sì, molto buono. Concordo. Non ve alcun dubbio. Di che anno è? 51. Oh, oh, delizioso. Concordo. Ok, che cos'è? Una combustione spontanea. Che disdetta? Oh, fa niente, mi ero stancato di vivo. Ah, molto bene allora. Ma sì, giusto. Oh, sta di nuovo piovendo. D'altro canto però è proprio il tocco del mangaka Okubo a rendere il cara design dei personaggi così bello, proprio piacevole da vedere. E partiamo con l'eccezione, raramente dopo un solo episodio di una serie un personaggio diventa una waifu a livello globale. Ammetto che i muscoli in una donna non mi interessino più di tanto, ma con la signorina Maki si fa un'eccezione, tutto è come dovrebbe essere, perfettamente bilanciato. I miei complimenti, signorina Assunta. Hentai? Hentai is brilliant, yes. It's a subgenre of Japanese manga and anime, etc. Very well done. Thank you, well done. Del protagonista invece, Shinra, oltre al suo cara design, apprezzo soprattutto questo suo tic, diciamo, ovvero questa particolarità di sorridere quando si trova a disagio. E qui mi voglio aprire, vi voglio confidare una cosa, succedeva anche a me. Ricordo ancora una volta che mi successe, non mi vergogno di dirlo poiché penso sia una reazione comunque abbastanza umana, seppur strana, che una sera di tanti anni fa, quando morì mio nonno, andammo appunto alla casa dei miei nonni, quando si presentarono anche le mie cugine, io le accolsi con un sorriso incredibile stampato sul volto. Ora, il sorriso in quel momento non aveva assolutamente senso, però io veramente non sapevo come reagire, poiché ero scioccato dal momento, non riuscivo a piangere, perché non mi veniva di piangere, ero triste ovviamente, però non sapevo come reagire, appunto, non sapevo come comportarmi, non avevo ancora metabolizzato, realizzato che in futuro non avrei più visto mio nonno, però in quell'occasione accolsi le mie cugine con questo sorriso da squalo, le avrò traumatizzate a loro volta, cioè questo sorriso era così, però c'è un sorriso quasi come, non era un sorriso di felicità ovviamente, era un sorriso strano, però mi è capitato, quindi io all'inizio pensavo, cioè tante volte negli anime ci sono reazioni che non stanno né in cielo né in terra, questa qui almeno per quanto mi riguarda è una reazione umana perché mi è successo. Siamo passati dal parlare delle waifu a livello globale a miei momenti intimi, tristi, malinconici, scusate, andiamo avanti. Takehisa invece è il tipo con gli occhiali, l'ho trovato molto simpatico nella sua freddezza, riuscendo con i suoi modi gelidi a congelare qualunque tipo di situazione, alcune volte anche letteralmente. Poi a seguire abbiamo ovviamente la suora Iris, che però per ora non abbiamo praticamente potuto conoscere, e poi quelli che mi sono stati più antipatici a pelle, Akitaru, il palestrato che fa tutto il figo e che trovava divertente il tic del protagonista di sorridere quando si trova a disagio, vaffanculo, e poi Arthur, questo nuovo tizio con la spada che non mi ha detto niente per ora, ma ovviamente parliamo di un battle shonen con 48 episodi già annunciati, sicuramente ci saranno interi episodi dedicati ai personaggi e ai loro background, per cui non ci resta che aspettare per vederli tutti approfonditi. Poi, mentre da una parte si sa che l'opera, appunto essendo di Okubo, ha i suoi fetish particolari al suo interno, ovvero questo suo amore per le Excalibur, oppure questa sua smania di infilare a forza almeno un personaggio con i denti seghettati. D'altra parte però, mi sono sempre chiesto, e penso anche voi, almeno una volta nella vita, come sarebbero essero i personaggi degli anime senza denti.
Tutti noi ragazzi una volta ci saremmo chiesti come fossero i giocatori senza denti. Bene, è una cosa che tutti quanti penso ci siamo chiesti, una curiosità, e oggi Giocherone vi farà vedere appunto questi giocatori come saranno senza i loro denti. Congratulations! 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 Lo studio David Production ci garantisce animazioni fluide e vivide, dedicandole soprattutto ai momenti più salienti o ai combattimenti, e invece scegliendo uno stile più minimal per quanto riguarda le fasi discorsive, con i volti dei personaggi che non vengono minimamente dettagliati o neanche disegnati. È una scelta che non ho condiviso appieno, probabilmente è presa a piene mani dal manga, non lo so, se qualcuno lo leggesse mi faccia sapere, e vedremo se alla lunga andrà a funzionare. Sicuramente se manterranno questa scelta per tutti e 48 gli episodi ci sarà un grande alleggerimento in termini di budget, che potranno dedicare appunto alle animazioni dei momenti chiave. Ci sono diversi intermezzi satirici e tanti siparietti comici, alcuni fanno sorridere, altri invece purtroppo lasciano il tempo che trovano. E ovviamente in conclusione non posso che dire che due episodi per un battle shonen come questo atipico non siano ovviamente sufficienti per andare a valutarlo, però voglio comunque provare a seguirlo e guardare qualche altro episodio, poiché l'inizio per quanto mi riguarda è stato abbastanza lento, molto più lento di altre serie, e vorrei capire fino a che punto può rivelarsi interessante. Voi cosa ne pensate di questo titolo? È intrigante? Il manga è una figata? L'avete droppato dopo il primo episodio? Ah, mi stavo quasi dimenticando, la opening io l'ho trovata piacevole, però nonostante abbia un bel ritornello e un bel drop, non è proprio facile da cantare, non è una di quelle opening che ti rimanga prettamente in testa. Anche perché comunque, diciamocelo, preferisco molto più la versione in italiano. Il corpo nazionale dei vigili